Tanto grazie per i complimenti, e sono molto contento di essere qui. Era tanto tempo che pensavo di voler tornare a Pistoia, la squadra dove ho incominciato la mia carriera, e quindi sono, ripeto, molto felice di essere tornato a casa, perché per me questa è casa. Ma per gli infortuni, diciamo che sono stato un po' sfortunato negli ultimi 2 o 3 anni, e quindi sicuramente questo non mi hanno permesso di dare continuità dei campionati positivi che stavo facendo, però fanno anche parte del gioco e quindi diciamo vanno un po' presi così come arrivano e cercare di andare avanti come sto facendo. Sì, me ne ricordo una che tra l'altro è l'ultima partita che ho fatto al Melani ed era la finale play-out di andata dove vincemmo 2-1 e feci gol di testa. Poi purtroppo al ritorno andò male, diciamo l'epilogo fu un po' triste, però diciamo quel gol lì fu importante per quella partita. Ma ripeto, io avevo grande voglia di tornare qui per rimettermi anche in discussione perché diciamo dopo un anno difficile tra infortuni e varie vicissitudini societarie, credo che fosse il posto giusto per diciamo fare una seconda parte di stagione all'altezza. E tramite l'interesse anche di Marco Ferrari e del direttore Nelson Ricci sono riuscito a coronare questa mia volontà. Sì, mi sono allenato molto seriamente in questi mesi, mi sono allenato inizialmente da solo per recuperare dall'infortunio e poi sono stato ad allenarmi con il Viareggio per tutti questi mesi qui che mi hanno permesso di essere in buona condizione. Ma il messaggio che voglio dare è di starci vicino perché sono convinto davvero che questa squadra possa togliersi delle soddisfazioni nel giro di ritorno e magari raggiungere degli obiettivi molto importanti. Quindi mi raccomando, stiamo tutti insieme e lottiamo ogni partita. Sì, sicuramente fino a giugno io starò qui concentrato per ottenere risultati importanti e poi vedremo insomma cosa succederà dopo.